Fidanzata, no, sto con la fidanzata, sei venuta a mangiare? Sì, sto al Clafen. Come sto con? Perché è una condizione in più. E io amo queste riflessioni che vado facendo tutte le volte, grazie anche alla franca schiettezza dei miei compaesani, miei corregionali che adoro. Loro due, il presidente della regione e della provincia, lo faranno poi prima o poi, e il presidente e la urbanente, hanno detto che avevano molte altre cose da fare e quindi hanno fatto una scelta di venire qua. No, io non avevo proprio niente da fare, sono venuto apposta, non venivo a fare. Però ho detto a Maestro Maldone, quale migliore occasione per andare a vedere questo posto straordinario che io ricordavo da ragazzo e poi salutare Laura che è mia amica e mi onora della sua amicizia. E sono venuto e quindi prima si prodigavano tutti, il comandante mi ha voluto portare la borsa, ma comandante non lo faccia più, poi che devono dire? Porta la borsa di Mirabella. No. E tutta la gente, no prego Mirabella qua, Mirabella, io voglio essere con voi, uno di voi. Non mi piace essere additato, ecco perché amo Giovanni, perché Giovanni non sa niente di me e si mette a chiacchierare con me. Perché io ho avuto un'esperienza brutta o bellissima in questo senso, che mi ha insegnato molto della televisione, per la quale, come qualcuno sa, io lavoro, che mi ha, intanto due sono le condizioni che mi hanno proprio fatto capire. Una è dovuta alla mia compianta governante, morta quasi centenaria, che un giorno dopo che io feci la mia prima trasmissione televisiva si affacciò nel caveglio del condominio, nell'interno, e annunciò: ieri Michele è uscito dentro la televisione. E anche uscire dentro è una straordinaria forma di italiano. È l'unico posto dove si possa uscire dentro è la televisione. Con tristo annunzio di futuro danno. Ali annolate e colli e visi umani, pie con artigli, è pennuto il gran ventre, fanno lamenti in su gli alberi, strani. Il buon maestro, prima che più entre, sappi che se nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai, mentre che tu verrai nell'orribil sabbione, però riguarda ben, si vedrai cose che torria in fede al mio sermone. Io sentia d'ogni parte trarre guai
e non vedea persona che il facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Sta entrando nella selva dei suicidi. Credi io che credette che io credesse che tante voci uscissero tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Naturalmente si avvicina, fa quello che tutti sappiamo, porsi la mano un poco avanti, colsi un ramicel da un grande pruno e il tronco suo gridò: perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno ricominciò a dir: perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà di alcuno? Uomini fummo e ora siamo fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia se state fossimo anime di serpi. Come uno stizzo verde carso sia dell'un capi, e qui racconta come questo albero, questo cespuglio, questo arbusto parli. E lo interroga, è il tronco. Sì, col dolce dir madeschi chi non posso tacer, e voi non gravi per chi un poco ragionarmi inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo e che le volsi serrando e disserrando sì soavi che dal decreto suo quasi ogni uomo tolsi. Fede portai al glorioso uffizio, tanto chi ne perdei li sonni e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e l'infiammati infiammar sì augusto, che lieti onor tornaro in tristi lutti. Cantina di D'Agostino, Pier delle Vigne, Terre di Federico, se vogliamo avvicinarci alla degustazione, e poi annuncia il concerto, e poi il concerto a che ora? Rock della quintessenza fuori dal castello. Grazie e...